Vincere un IRC oggi ti cambia la vita perché sei costretto a rivedere certi modelli di ragionamento, di comportamento che tipici del paese dove viene ospitato il finanziamento. In Italia abbiamo un sistema della ricerca piuttosto obsoleto, anche se con importanti riforme recenti, per cui portare un finanziamento in Italia non è facile. Un italiano su due titolare di un finanziamento dello Starting Grant lavora all'estero, non lavora in Italia. Questo è il simbolo di un dramma, perché siamo secondi assoluti in Europa come titolari di finanziamenti dello European Research Council dopo i tedeschi, anche secondo le ultimissime statistiche dei Consolidated Grants, ma purtroppo siamo il fanalino di coda per quanto riguarda il numero di finanziamenti ospitati nel nostro paese. Per un vincitore dell'IRC in Italia non è facile lavorare, costruire il proprio team di ricerca, non è facile nemmeno spendere le risorse ingenti messe a disposizione dalla Commissione europea, in quanto purtroppo spesso i sistemi amministrativi e contabili delle host institutions, delle università e anche degli enti di ricerca non solo sono molto diversi da quelli della Commissione europea, ma sono anche molto lenti, farraginosi e sono pensati per dipendenti di ruolo degli enti di ricerca non titolari di finanziamenti di questo genere. Sono pensati per la normale gestione di un istituto del CNR e non per la gestione di finanziamenti così ingenti e complessi come quelli dell'IRC e non solo. Per cui le difficoltà possono essere anche molto grandi se non c'è buona volontà da parte della host institution. Non è il mio caso, ma so da altri colleghi che ci sono state molte difficoltà e alcuni di loro hanno anche portato il finanziamento fuori dalla loro precedente host institution per trasferirsi altrove, in Italia o anche fuori d'Italia.